Buonasera a tutti, bentrovati ancora ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di TV City Interactive. Oggi in studio abbiamo il piacere di ospitare il Comitato di Ercolano della Croce Rossa. Buonasera a tutti. Salve, Buonasera. salve a tutti. Eccoli, eccoli gli eroi che stanno prendendo parte a questa battaglia contro il coronavirus insieme a medici ed infermieri in prima linea. Quindi siamo davvero onorati di ospitarvi qui negli studi virtuali di TV City. Partiamo subito col presentare i nostri ospiti. Abbiamo il presidente emerito del Comitato di Ercolano, Ciro Scognamiglio. Buonasera, presidente. Buonasera a lei. Il presidente neoeletto, Domenico Piscitelli. Buonasera. Sera. Nancy Scognamiglio, la coordinatrice per questa operazione Covid-19. Salve, buonasera. E poi abbiamo Antonio Imperato, Rosaria Ausiello. Buonasera. 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 Eccoci, partiamo subito con l'introdurre un po' brevemente il Comitato di Ercolano Croce Rossa, che merita particolare attenzione anche perché in questa dura battaglia al virus si sta davvero prodigando tanto per aiutare la popolazione. Ecco, Rosaria Ausiello, volontaria Croce Rossa da tantissimo tempo, voleva introdurre insomma il lavoro portato avanti da questa importantissima organizzazione qui sul territorio di Ercolano. Buonasera e innanzitutto volevo dire che la Croce Rossa nasce per la volontà, per l'idea di un giovane ginevrino, Henry Dunant, che dopo la battaglia di Solferino, visto lo scempio, volle sensibilizzare tutti gli stati affinché in ognuno di questi, in tempo di pace, fosse formato del personale pronto ad agire nel tempo di guerra. Non prolungandomi molto, vi dico che la Croce Rossa nasce nel 1864 e l'emblema che vedete sulle nostre divise, sulle ambulanze, non è altro che un omaggio alla Svizzera con i colori della bandiera invertita. Come sapete, la storia si ripete, la Croce Rossa si differenzia dalle altre associazioni umanitarie perché si basa su sette principi che sono il nostro credo e grazie alla quale, in base alla quale noi operiamo. Ma la storia si ripete e negli anni 90 un giovane ercolanese, insomma, visto il disagio di non avere un presidio sanitario nel proprio paese e di dover al momento dell'occorrenza doversi servire di un'ambulanza che magari veniva da Napoli e molte volte, insomma, anche in ritardo, decise di far sì di istituire un presidio sanitario sul territorio di Ercolano. Questa persona di cui parlo è Ciro Scognamiglio, che negli anni 90 appunto si batté per questo sogno. Così solo nel 94, superate numerose difficoltà che non sto qui ad elencarvi ma che potete immaginare, riuscì ad istituire un corso di preparazione in base alla quale furono formati 19 volontari di cui sono orgogliosa di farne parte. Da allora questa piccola famiglia che lui ha creato è diventata una grande famiglia e ancora oggi, dopo 25 anni, noi operiamo con lui, non che ci guarda dall'alto, non Ma che sta al nostro insieme. fianco, ma in prima linea, avanti a noi, e operiamo con onestà, dignità e orgoglio. Ecco, la stessa commozione di 25 anni fa per ogni obiettivo che raggiungiamo. Quindi, se è vero che di tutto quello che si fa bisogna rendere omaggio volontari, il nostro ringraziamento più grande va a Ciro, perché se lui non fosse stato, se non avesse inseguito questo sogno, noi ora non saremmo qui a parlarne. E volendo citare una frase di una canzone di un mio caro amico, gli voglio dire: chi non tiene coraggio in vita, o suo non suo può solo perdere. Grazie, Ciro. Grazie a lei Rosaria per aver fatto questa bellissima presentazione per i cenni storici e per aver spiegato, insomma, ai nostri spettatori da dove nasce questo grande progetto, questa grande famiglia. Adesso entriamo subito nel merito della gestione di questa grande pandemia.
Ecco, ad Ercolano abbiamo ancora in corso casi. Il vostro intervento è stato incisivo sia dal punto di vista gestionale della pandemia, sia dal punto di vista del supporto sociale che state dando ai cittadini di Ercolano. Ecco, io vorrei chiedere, prima di passare la parola ai presidenti per un saluto istituzionale, ecco, e per portare la propria voce, vorrei chiedere alla coordinatrice del progetto in cosa consistono questi progetti, appunto, che state portando avanti sul territorio di Ercolano. Eccomi. Siamo in campo per quanto concerne l'emergenza Covid dal primo momento, sia dal punto di vista dell'assistenza sanitaria con le nostre postazioni 118 sul territorio di Torre del Greco, territorio che sappiamo bene essere colpito in gran parte per la Campania. Infatti quasi sempre gli interventi sono purtroppo solo per trasporti di persone affette da Covid, ma dall'altro canto abbiamo tutta una sfera sociale che stiamo coprendo dal primo momento dell'emergenza, e quindi con l'assistenza alle persone vulnerabili, cioè quelle persone particolarmente esposte al virus, e quindi gli anziani o le persone con malattie pregresse che vanno quindi ad incidere sul sistema immunitario. Ci siamo attivati sin da subito per il trasporto di farmaci e spese, dopodiché si è intensificata la nostra attività, infatti siamo attivi anche per l'ASL e trasportiamo farmaci alle persone colpite da Covid, dal primo caso andiamo quindi al Cutugno, magari all'ASL di riferimento, a prendere farmaci e poi li portiamo a domicilio alle persone. Quindi questo state dal primo aiutando caso davvero nella gestione della quotidianità tantissime persone che adesso si sono trovate d'improvviso in isolamento ed in difficoltà, senza la possibilità di essere aiutati più da familiari, conoscenti o parenti. Esatto, e poi la nostra attività si è intensificata con gli aiuti solidali. Infatti ad oggi abbiamo trasportato circa 600 spese solidali per i territori di Ercolano, Torre del Greco, e inoltre abbiamo assistito anche il comune di Torre Annunziata trasportando loro circa 450 aiuti solidali per mezzo appunto del comune di Torre Annunziata. Quindi è una sfera davvero... può centrare un po' più la telecamera perché non la vediamo più, ecco, si può spostare un po', ecco, adesso sì, perfetto, può continuare. Abbiamo trasportato per il comune di Torre Annunziata oltre 450 spese solidali, mentre per i comuni di Ercolano e Torre del Greco, continuamente ancora oggi, siamo arrivati ad assistere circa 650 famiglie con aiuti solidali. Quindi non agite solo sul territorio di Ercolano, la vostra azione è ad ampio raggio. Esatto, e gli aiuti, purtroppo le richieste arrivano anche da altre parti, altri territori che non sono magari di nostra competenza, e per quanto è possibile noi supportiamo anche gli altri territori, essendo noi un comitato comunque forte e attivo sul territorio da tanto tempo. La Croce Rossa agisce in tutto il mondo e non fa distinzioni. Ecco, adesso se dei cittadini volessero contattarvi, come possono fare? Ci possono contattare tutti i giorni, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 17, al nostro numero 081-777-5600 per qualunque esigenza, dal trasporto di farmaci, spese, ad un aiuto solidale, al trasporto di pazienti, quindi al trasporto sanitario presso altri presidi ospedalieri, qualunque esigenza la Croce Rossa c'è. Grazie mille, grazie alla coordinatrice Nancy Scognamiglio. Passerei subito a parlare con i presidenti. Ecco, partiamo da Ciro Scognamiglio, che ha avuto questa gran bella presentazione commovente da parte di Rosaria Ausiello. Presidente, come stiamo vivendo questo momento di grande emergenza? Diciamo che lo stiamo affrontando abbastanza bene, insomma, con tutti i presidi dovuti, in modo particolare per il personale che fa attività 118, quindi devono ben indossare i presidi per evitare di potersi contagiare. Ma prima di qualunque altra cosa volevo ringraziare Rosaria per la presentazione che mi ha fatto commuovere, e volevo un attimo dire che è vero che noi ne siamo partiti in 19, ma adesso attualmente ne siamo circa 400. Quindi è una famiglia che è cresciuta.
è cresciuta e che continua ancora a abbastanza, insomma, crescere. siamo 377 di precise, insomma. E poi volevo precisare la crescita del territorio, perché è cresciuto anche il territorio. Come il comitato locale di Ercolano è un comitato grande, perché come zona di competenza noi abbiamo tre comuni: Ercolano, Tor dei Greci e Torri Annunziata. Ecco perché lavoriamo fin d'ora. È l'unico comitato di tre comuni. Il nome Comitato di Ercolano esce fuori per una questione di sede legale e Perché è amministrativa, nato quindi lì, la ecco, però sede comunque da come ci legale è ha Ercolano. spiegato. Ma come territorio su Ercolano, Tor dei Greci e Torri Annunziata, quindi un bacino abbastanza folto Ampio. di cittadine, insomma. Il lavoro non manca, così come Perfetto. l'orario. È bene che noi al 777-5600 rispondiamo per gli aiuti di prima necessità, ma la sede è aperta fino alle ore 23 di sera. L'orario 17 ci sta, in quanto in virtù del decreto legge la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali è alle 18, quindi diciamo, ma per Perfetto. altre esigenze siamo Senta, sempre aperti. una domanda adesso, perché stiamo parlando con i cittadini liberamente, quindi come si diventa volontario di Croce Rossa? Come si ci avvicina al fantastico mondo della solidarietà? Si avvicina un, diciamo, il corso base è un percorso breve, un percorso di 7 incontri, e ci si diventa volontari di Croce Rossa. Poi dopo i 7 incontri ci sarà il corso di specializzazione, lo chiamiamo così, che ci abilita poi all'emergenza ambulanza, ci abilita all'emergenza protezione civile, perché noi oltre all'ambulanza, il nostro compito di Croce Rossa, uno delle aree, l'area 3, è proprio l'area di emergenza della protezione civile. Poi ci sono le varie specializzazioni, c'è il soccorso a mare, c'è il soccorso in pista di sci in montagna, sono Ci varie sono varie specialità che poi ognuno poi specializzazioni, sceglie. ecco. Sceglie laddove vuole orientare il suo tempo libero e non viene Grazie imposto mille, il suo tempo. Presidente. Adesso vorrei affrontare con il neoeletto Presidente Domenico Piscitelli la questione della fase 2. Come ci stiamo preparando ad affrontare questa seconda fase di emergenza? No, innanzitutto, buonasera. Buonasera. Allora, noi diciamo, stiamo entrando, da poco tempo fa è uscito. Diciamo, stanno discutendo diciamo, come riaprire le attività Esatto. commerciali. Noi comunque pensiamo di continuare a effettuare i nostri servizi di pronto farmaco e pronto spese, di spese solidali per magari quelle persone, diciamo, come diceva Nancy prima, persone con... Impossibilitate, ecco. Perfetto, perfetto. Comunque Quindi questo continueremo. servizio sarà garantito anche nella fase 2. Certo, fino, diciamo, fino a che ritorneremo alla nostra vita normale, quella che facciamo fino a gennaio, diciamo. Questo, no. Ci tenevo tanto, tantissimo a ringraziare tutti i nostri volontari, centinaia di volontari che dire rischiare è brutto, diciamo, stanno togliendo tempo alle loro famiglie, perché in questo momento di chiusura generale potrebbero tutti quanti comodamente starsene a casa, magari a giocare con i propri figli o a stare con le proprie mogli e mariti. Però io ci tengo a ringraziare personalmente tutti i volontari di questo comitato e di tutta la Croce Rossa italiana, perché stanno lavorando in prima persona, stanno, diciamo, cercano di usare il loro tempo nel migliore dei modi. E Ecco, l'ultimo non solo per ringraziamento se voglio stessi, fare per ai la propria nostri. Certo, famiglia, ma anche per aiutare il certo. prossimo, chi si trova più in difficoltà in L'ultimo, questo momento. ovvio, Quindi l'ultimo davvero, davvero, ringraziamento. congratulazioni a queste persone che stanno facendo tanto, a tutti i volontari della Croce Rossa. Ecco, prima di ritornare da voi per un saluto finale di conclusione, vorrei parlare con Antonio Imperato, anche lui in prima linea, in quanto autista del 118. Buonasera, Antonio. Buonasera a tutti, ne approfitto Eccoci visto qua. che ci vediamo raramente per questa emergenza, salutare il presidente, il neopresidente e la nostra cara amica Nancy. Ecco, Allora, niente, noi Antonio, siamo... noi ci tenevamo a chiederti,
Sei in prima linea in questa emergenza, autista 118, in cosa consiste il tuo lavoro, come è cambiato adesso il tuo lavoro da prima dell'emergenza ad adesso che ci troviamo in piena epidemia, pandemia? Pandemia, giustamente. Allora, in effetti adesso è cambiato notevolmente, perché ogni volta che arriva la chiamata, trilla il telefono o il tablet, l'adrenalina arriva a mille. È inutile nascondersi dietro al dito, possiamo essere eroi, però ognuno di noi ha le sue paure, i suoi timori. Quindi ogni volta che arriva questa chiamata, valutiamo sempre se un presunto Covid, perché ovviamente i Covid confermati vengono con altro, vengono diciamo trasportati con altro tipo di ambulanze. Ma che sono dispositivi di protezione, ecco, come... Noi abbiamo dei DP di protezione che sono tuta completa, TNT, calzari, guanti, occhiali, mascherina FFP3, diciamo che in effetti ci copriamo totalmente. Poi arrivato, diciamo, dopo l'intervento, dopo abbiamo fatto l'intervento, ci sanifichiamo noi e a sua volta sanifichiamo anche l'automezzo, l'ambulanza. Il nostro comitato è stato uno dei pochi ad acquistare un sanificatore, dove in effetti noi sanifichiamo la nostra ambulanza per far sì che in effetti non si interrompa il servizio. Dopo un'ora e mezza riusciamo ad essere di nuovo operativi, cose che proprio le associazioni... E avviene che in effetti c'è un'apparecchiatura, adesso non so spiegare perché non è... però sento un ritorno di audio e quindi mi sono interrotta. Ecco, allora volevo chiedere come avviene il trasferimento, quali sono gli ospedali nei quali voi trasportate poi i pazienti in attesa di un pre-triage, da come ho capito, perché poi verrà lì accertato se si tratta di un caso Covid-19 o meno. Giustamente, in effetti viene, noi arriviamo verso l'ospedale dove c'è un pre-triage, dove si vede anche per TV, per televisione e altre cose, queste tende che fanno una piccola valutazione, temperatura, tosse e tutto, per poter accedere ad un ingresso, diciamo, Covid-19, che in stiamo effetti parlando di quali ospedali sul territorio, anche il Maresca, giusto? Maresca fa la sua valutazione, c'è il suo reparto Covid-19 e a sua volta poi, se è confermato e deve essere passato per le terapie intensive, si trasferiscono in altri ospedali. Attualmente abbiamo l'ospedale più vicino a noi, che è l'ospedale di Bosco Trecase, e poi la nuova struttura che è stata creata all'ospedale del Mare, quella costruita, certo, con dei moduli prefabbricati. E grazie mille per la sua testimonianza e grazie del lavoro che sta mettendo appunto a disposizione di tutti noi cittadini. Ecco, volevo chiedere ancora alla coordinatrice Nancy Scognamiglio come si è comportata Ercolano fino adesso, insomma, se i cittadini hanno recepito bene i sistemi, le misure di sicurezza, se la reale percezione del pericolo è stata compresa e quali sono appunto i prossimi passi che verranno fatti per entrare nella fase 2 dal punto di vista proprio operativo. Noi siamo immensamente grati alle amministrazioni comunali e ai nostri concittadini. I cittadini di Ercolano hanno avvertito il pericolo. È vero, una piccola parte di responsabili ha continua ad uscire anche senza motivo, ma la gran parte dei cittadini, che siano di Ercolano, Torre del Greco, anche Torre Annunziata, hanno avvertito il pericolo e ci aiutano tantissimo. Stare a casa è il primo passo di aiuto verso tutti, verso noi stessi, verso i nostri familiari e verso il futuro. Quindi la prima forma di prevenzione in assoluto è restare a casa, e ad oggi ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. Verso la fase 2 abbiamo paura cali l'attenzione. È nostro compito tutelarci e far tutelare la nostra popolazione, ed è per questo che Croce Rossa continua ad intervenire ed è in campo anche per voi, per tutte le attività. Vi supportiamo. Infatti, tra le tante attività, Croce Rossa ha ideato il flash mob green.
nei momenti un po' più bui, quelli più tristi, che sia la Pasquetta o ecco, ci accingiamo al 25 aprile, dove magari sono momenti in cui in situazioni normali ognuno di noi usciva per una gita fuori porto o magari per stare con parenti e amici, oggi siamo costretti a restare a casa e Croce Rossa trascorre la sua giornata in giro per la città con musica e inni di aiuto alle nostre persone e ai bambini. Per farle compagnia, appunto. Insieme dai balconi, sì. Quindi noi continuiamo ad esserci e ci saremo anche domani. Croce Rossa c'è e con voi. Grazie a voi. Davvero a nome di tutti i cittadini per il vostro lavoro. Io vi ringrazio, vorrei salutarvi con un appello appunto dei presidenti per aiutare i cittadini di Ercolano ad entrare nel giusto modo nella fase numero 2, che sarà un po' più elastica. Si tratterà di una fase in cui le libertà verranno man mano riacquistate, però bisogna farlo in piena responsabilità. Certo, sì, appunto, questo volevo dire prima. Dobbiamo stare attenti alla fase 2 perché è una fase molto molto delicata. Io capisco che siamo stati quasi due mesi chiusi in casa, segregati in casa, però adesso non dobbiamo fare l'errore, diciamo, di rompere le righe, perché dobbiamo ricordarci questo periodo passato in quarantena. Cioè, se facciamo una fase 2 in modo errato, ricordiamoci che possiamo ritornare a questa situazione, diciamo, perfetto, attuale. Quindi siamo, grande siamo attenzione. Fatti. Un saluto anche al presidente Ciro Scognamiglio. Io prima di salutare volevo fare un appello ai cittadini di avvicinarsi e iscriversi al mondo del volontariato, quindi vi aspettiamo non appena tutto finisce la vostra iscrizione al corso per volontario. E consentitemi perché prima ho dimenticato qua nella presentazione della crescita della Croce Rossa, questa crescita la dobbiamo molto anche alle amministrazioni comunali dal 94 a tutt'oggi, che sono state sempre al nostro fianco con la donazione di 2 ambulanze che ci hanno consentito di crescere, e il terzo regalo arriverà presto da questa nuova amministrazione comunale. Grazie e buona serata a tutti. Grazie mille a tutti. Prima di salutarvi del tutto volevo chiedere di nuovo a Nancy Scognamiglio se poteva ridarci i contatti per poter appunto contattare la Croce Rossa. Allora 081 777 5600, dalle ore 9 alle ore 17 tutti i giorni. Poi per qualunque emergenza abbiamo attiva anche la nostra pagina Facebook Croce Rossa Italiana Comitato di Ercolano, è attiva 24 ore su 24, e il nostro polo fisso che è sito a Piazza Vanvitelli 12 ad Ercolano. Ecco, non vi invitiamo a raggiungerci da vicino, ma potete contattarci ecco tramite Facebook o tramite un numero fisso che è quello che vi ho appena detto. In piena sicurezza, quindi, allora. Noi ci siamo, sì. Grazie mille a tutti, grazie al presidente Scognamiglio, al presidente Piscitelli, a Nancy Scognamiglio, Rosaria Ausiello, Antonio Imperato, grazie a tutti i volontari di Croce Rossa, a tutti coloro che sono in prima linea per stare a fianco ai cittadini, soprattutto in questo momento di grande emergenza. Io vi ringrazio per essere stati ospiti qui da noi, vi rinnovo l'invito per un prossimo appuntamento per continuare ad analizzare insieme questa seconda fase di uscita dal coronavirus, e ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Arrivederci, buona serata e alla prossima. Buonasera. Grazie e buonasera, buonasera a tutti. A tutti. Ciao. Ciao.